Un atto politico che potrebbe anche spiazzare i produttori. Uno studio commissionato alla provincia di Venezia dimostra come poter garantire a costi contenuti la tracciabilità del latte, addirittura zona per zona. Tracciare il percorso del latte per garantire il consumatore finale, ma non solo. Uno strumento di tutela per i produttori attenti a garantire qualità nella propria produzione, orgogliosamente locale. E quindi garantire al consumatore, dare certezze sul fatto, sull'origine della materia prima essenzialmente e sulla garanzia della qualità e soprattutto della filiera che risponde a determinati requisiti. In Italia almeno il 50% del latte destinato al consumo fresco dalla produzione di formaggi proviene dall'estero. Ecco quindi la necessità di studiare uno strumento utile a fornire trasparenza commerciale ed al contempo controllare la qualità del prodotto importato. Il produttore si piazza sul mercato con un certificato di origine, speriamo sia anche di qualità, perché quando uno ha un'origine, un nome e cognome, quando ha il muso sulla pubblicità è costretto, cioè non può nascondersi nella notte nera, no, di tutto. La provincia di Venezia, che ha commissionato l'indagine conoscitiva in collaborazione con la locale Camera di Commercio, prosegue nell'opera di supporto ai produttori, rispettando in particolare le spesso restrittive norme comunitarie. Noi abbiamo voluto investire in questa ricerca già l'anno scorso, abbiamo lavorato un anno nella ricerca della tracciabilità del latte e quello che ne è risultato è sorprendente, perché riusciamo a tracciarlo al 100% o al 75% volendo spendere un po' meno con soli due parametri a fronte di 10 parametri che servono per capire da dove viene prodotto e quali mucche addirittura riescono a produrre quel latte, perché riusciamo a tracciare anche la singola stalla volendo. Bastano due parametri, carbonio ed idrogeno, per ottenere una tracciabilità affidabile al 75%. Anche l'aspetto del risparmio vuole la sua parte.